La Mente Bella, la rubrica di Radio Siena TV dedicata all'uso strategico delle risorse interiori, con il dottor Federico Milione. Buongiorno, dottor Federico Milione, bentornato. Buongiorno a tutti. Ah, che bello, ci mettiamo comodi, ci assettiamo per parlare di un argomento molto, ma molto interessante nella nostra vita di tutti i giorni: le relazioni con gli altri. Intanto vi ricordo che il nostro dottor Federico Milioni è psicologo e psicoterapeuta e appunto ci può essere utile a capire meglio anche certe dinamiche, perché insomma sicuramente, immagino almeno, possiamo fare molto per rendere più belle e soddisfacenti le nostre relazioni interpersonali, che sono una componente, dai, importantissima. Sicuramente oggi tocchiamo un argomento chiave se parliamo di benessere, perché comunque siamo immersi in un mondo di relazioni, in questo momento ancora di più, no? Perché poi con la globalizzazione esatto, le relazioni si sono espanse e quindi abbiamo anche nuove modalità di relazione. Però in effetti diciamo, fin da quando nasciamo siamo immersi in un mondo di relazioni e quindi non siamo isole. Non è una cosa poi così scontata riuscire a gestire la relazione con l'altro in modo adeguato, in modo soddisfacente. Esatto. E nonostante appunto siamo comunque uno accanto all'altro e siamo sempre più vicini, sono un problema per tantissime persone. Le relazioni con gli altri sono un problema, insomma una grande quantità di problemi nascono proprio da questo non saperci relazionare. Ma immagino che ci siano dei metodi Sicuramente da mettere in pratica. Ci sono dei metodi, ma non soltanto ora non andiamo a pensare a delle ricette, diciamo piuttosto che forse dovremmo porci di fronte a questa cosa anche, come abbiamo detto altre volte, anche di fronte a questa, con un atteggiamento di curiosità. Perché è vero che quando nasciamo, fin da piccolissimi, cominciamo ad avere relazioni, dapprima con i genitori e poi con tutte le persone. Certo, i compagni. Cioè, ecco perché i bambini non hanno poi tutto questo, o perlomeno non sembrano avere questi nostri problemi nel relazionarsi. Per loro è molto istintivo. Sì, diciamo che da bambini la relazione assume aspetti un po' diversi. Se osservassimo dei bambini molto piccoli giocare, ci accorgeremmo che poi giocano uno accanto all'altro, in effetti. Si cercano. Sono è una modalità di relazione molto easy, no? Dovremmo dire. Anche perché poi a quell'età il bisogno dell'accoglienza, il bisogno di essere amati, no? Tra virgolette, viene diciamo completamente soddisfatto. Esatto. Se tutto va come deve. Certo, insomma, perché genitori, il bambino è al centro del pianeta, di tutta la famiglia. E insomma, quindi ovviamente, in un certo senso questa accoglienza, questa dimensione dell'amore è un po', dovremmo dire, gratuita, no? Perché poi alla fine non si deve far nulla, no? Si nasce, ci si trova intorno persone coccolati amorevolmente. Quindi non c'è invece il dubbio che scatta forse più tardi, immagino nell'adolescenza, di piaccio, non piaccio, mi accetteranno, mi vorranno così come sono, devo insomma invece adeguarmi a qualche esattamente. Infatti in adolescenza poi subentra una nuova sfida. E questo è molto interessante, no? Perché l'adolescenza è il momento in cui si entra nella dimensione adulta, si cominciano a fare i primi passi o comunque ci si va verso la dimensione adulta. Certo. A me capita a volte, quando ho degli adolescenti in terapia, di notare una cosa scontata, ma in effetti è abbastanza chiara poi in quel momento. C'è questo bisogno di accettare questa sfida, c'è questo bisogno di conquistarsi l'amore, l'accoglienza, l'apprezzamento degli altri, perché non è più gratuito perché dobbiamo averlo qualcosa anche dalle persone che non sono i genitori, che non sono i fratelli e le sorelle. Cioè, poi mi permetto di dirti, Federico, che poi in una relazione familiare sana il bambino, sì, piccolo, viene coccolato, poi però crescendo deve un po' camminare sulle sue gambe. Certamente. E quindi inizia questa ricerca dell'accettazione. Sì, giusto. E non è una cosa poi così scontata riuscire a trovare subito la misura. Infatti poi in adolescenza ci sono tutta una serie di problematiche legate anche all'immagine di sé, no? Perché ci si comincia a preoccupare di cosa gli altri vedono, di cosa facciamo vedere agli altri, di come possiamo relazionarci, certo, in modo efficace per poter avere un feedback positivo. Esatto. Però poi questa cosa dura tutta la vita, no? Perché
l'adolescenza è il momento in cui si comincia, ma poi ci sono altre fasi. Quello è il primo gradino. Altri obiettivi. Ci sono altri gradini. Certo. Senti, ma ne veniamo mai a capo? C'è mai un momento in cui uno dice va bene, ok, so che mi accettano e vado bene così come sono? Beh, direi che è nell'esperienza di tutti che in effetti non è proprio così. È vero che poi man mano che la personalità si struttura e quindi facciamo esperienza delle cose, diventiamo sicuramente più bravi, però è vero anche che cambiano le sfide nel tempo. Esatto. Quindi di fatto dobbiamo sempre comunque ritrovare quella misura, quella modalità. Quindi è un percorso che dura poi alla fine tutta la vita. È un percorso, come mi piace dire, di saggezza, e quindi dobbiamo costantemente riaggiustare anche le nostre modalità di relazione con gli altri in relazione agli obiettivi che cambiano. Certo. Insomma, chi si ferma è perduto. Bisogna stare sempre in movimento e sempre in evoluzione. La vita è una cosa dinamica. Questo è bellissimo, perché alla fine siamo unici come Cantanec. Noi ci fermiamo proprio giusto il tempo per un dischetto, perché poi su questo passaggio anche dell'adolescenza tornerei, Federico, è molto interessante. Certo. E insomma ne parliamo all'interno della Mente Bella tra poco con noi. L'hai scelta subito, Federico, quando ti ho sottoposto all'attenzione del nostro Federico Milioni varie canzoni. Quando hai sentito 11 hai detto sì, questa. Sì. Perché forse sta nella nostra unicità la salvezza anche. Sì, diciamo che quando parliamo di relazioni questo aspetto è un aspetto chiave. Infatti dovremmo dire, se vogliamo essere proprio precisi, dovremmo dire anziché in relazioni con gli altri, se parliamo su un piano psicologico, dovremmo dire relazioni con l'altro. Perché? Esatto. Perché è un incontro di mondi, e questa è la cosa, è il valore e nello stesso tempo la difficoltà. Bello però. Perché quando noi entriamo in relazione con qualcun altro, è la nostra unicità e l'unicità dell'altra persona che si incontra. Esatto. Immaginate quanto tutto questo sia complesso, sono due universi. Due universi, perché poi si parla spesso, no, del fatto che dobbiamo valorizzare la nostra unicità, ed è questo è un tema caro alla psicologia. Certo. Beh, pensiamo che valorizzare la nostra unicità significa anche poi confrontarla con l'unicità di qualcun altro. Esatto. E quindi questo. E quindi le differenze sono preziose in questo le senso. Le differenze sono preziose, e riuscire a stare, come dire, in questa dinamica fra la propria unicità e l'unicità dell'altro, quindi le differenze che emergono fuori, saperle valorizzare, saperle accettare, è un elemento fondamentale. Esatto, e non è sempre facile, perché noi tendiamo poi ad avere anche un po' paura del diverso, no? Quando riconosciamo qualcuno diverso da noi, un po' di timore umano. Beh, certo, avevamo accennato un po' questa cosa forse in una delle puntate precedenti. Siamo sempre in una dinamica ambivalente, perché un po' in tutte le cose la nostra psiche ha due facce, e quindi da una parte desideriamo la relazione, desideriamo l'incontro con l'altro, perché questo, poi ne abbiamo bisogno vitale, perché questo ci identifica, perché questo ci consente di sentirsi appunto valorizzati, però dall'altra parte l'incontro con l'altro sul piano psichico spaventa, perché significa altro da me. Esatto. Quindi è implicitamente anche una negazione di quello che io sono. Esatto. E ci eravamo interrotti proprio sul momento dell'adolescenza, che è il primo gradino che facciamo insomma al mondo, usciamo un po' da quel nido, da quella cosa protetta che è la famiglia, per rapportarci con gli altri. E insomma non possiamo sicuramente parlare di relazioni che funzionano finché non abbiamo accettato il nostro mondo. Giusto. Beh, cioè tu parli di mondi, incontro con un altro mondo, ma se noi non siamo sicuri del nostro di mondi, facciamo male, no? Anche il nostro mondo è sicuramente la base, ed è però qualche cosa, come dicevamo anche altre volte, che va incontro a modifiche. Quindi quella curiosità verso se stessi, verso anche quello che ci suscita l'esperienza che noi facciamo con gli altri, o in qualche cosa che noi facciamo di attività, di studio, di un viaggio, cioè tutto quello che mobilita in qualche modo delle reazioni emotive ci svela qualcosa di noi. Esatto. Questa conoscenza sicuramente. Senti, Federico, faccio una domanda da $1,000,000, come il tuo cognome. Perché?
la paura anche della delusione, della non accettazione, può essere davvero un problema nella relazione. Come lo possiamo superare? Ora capisco che dirlo in poche parole è difficile. In poche parole è riduttivo, però se c'è una parola è quella forse più importante un po' sempre: esperienza. Non aver paura dell'esperienza, non aver paura di confrontarsi con le esperienze. Quindi, ad esempio, nelle relazioni affettive la delusione è un qualcosa che ci può stare. Sì. E infatti, dov'è che c'è un altro scoglio dopo l'adolescenza, nella giovane età adulta? È proprio nel momento in cui si vanno ad allacciare delle relazioni affettive. L'amore. Primi amori. Perché c'è la paura della delusione, sì, come dicevi tu. Che è comprensibilissima e che poi ci accompagna anche in là con gli anni. Tra l'altro, apro la parentesi, rimanete in ascolto perché ci saranno delle novità. Sta bollendo insomma un bel minestrone nel nostro studio, perché insomma dopo l'estate sicuramente sarà un argomento da trattare, quello dell'amore. Che è un bel argomento, È un argomento bello anche denso. Certamente molto importante se parliamo di benessere, se parliamo di realizzazione, esatto, personale, quindi merita sicuramente uno spazio, capitolo a parte. Però appunto, parlando ora brevemente, avevi accennato all'amore. A questo proposito, come la dovremmo pensare il rapporto d'amore, soprattutto parlavi di ragazzini, di comunque adolescenti che si rapportano per la prima volta con una storia amorosa? Beh, direi che sia la prima volta o che sia la decima volta, alla fine la dinamica è sempre quella. Su questa cosa qui certamente l'esperienza aiuta, ma non cambia le cose, perché ogni storia è diversa dall'altra. Esatto, quello che abbiamo fatto come esperienza con magari il fidanzatino prima, no, magari ci serve o può servire, per carità, però non è detto che serva poi nelle... Serve come conoscenza su se stessi, esatto, però poi dopo la dinamica è sicuramente diversa. Però ecco, l'elemento chiave è che la delusione fa parte del gioco e certamente è vicina nelle situazioni in cui investiamo molto, però del resto dobbiamo investire. L'amore perché, è l'elemento più importante sul quale investire. Privarci dell'amore per la paura di sbagliare sarebbe veramente un delitto. A volte succede, per alcune persone così, e effettivamente da quel punto di vista è una grande perdita. Poi ricordiamocelo, chi non fa non falla, quindi se facciamo qualche errore ci può stare, per forza. Senti, ci puoi dare qualche suggerimento per rendere comunque migliori le nostre relazioni con gli altri in chiusura? Lo so che è un argomento difficile, perché poi dovremmo valutare caso per caso, però una, diciamo, una piccola frase che ci può aiutare. Dunque, dicendo, partendo con l'idea che non ci sono ricette magiche, cioè, però forse una cosa che aiuta certamente nelle relazioni è l'ascolto. Quindi una parola potrebbe essere questa: saper ascoltare. A me capita a volte, se ho delle coppie in terapia, coppie che litigano, è sorprendente vedere come magari sono persone che sono insieme da 10 anni o anche più e non hanno mai saputo comunicare, perché ascoltarsi vicendevolmente non è una cosa che si può improvvisare, si impara a farla, sempre che si sia disposti a direzionare la nostra attenzione a quello. Esatto, e non solo invece a far valere il nostro pensiero, perché quando non ascoltiamo è perché abbiamo molto voglia di far sentire, no, la nostra voce, e poca di ascoltare l'altro. Ci sono degli studi di psicologia che ci dicono proprio questo, è una cosa che capita a tutti, quando parliamo con qualcuno in realtà stiamo già pensando, quando questa persona parla, ci dice delle cose, noi stiamo già pensando a quello che diremo dopo. Esatto. E quindi ci distraiamo, non ascoltiamo davvero. E questo non ci permette di poi vivere e allacciare la relazione su un piano più profondo e quindi più soddisfacente per entrambi. Per cui, però, ad ascoltare si impara, si può imparare, si può diventare molto bravi, e questo è un elemento che aiuta tantissimo nelle relazioni, dalle amicizie
certamente per finire per arrivare anche alla dimensione amorosa. Bello, l'ascolto, e anche forse, ti aggiungo questa parola ma non lo so se è corretta, empatia, perché ascoltando l'altro si possono magari capire anche meglio. È corretto, certamente, e questa però è la conseguenza di un ascolto. Di un ascolto, vero. Profondo, sì. Noi speriamo di averti ascoltato davvero, perché le cose che dici sono interessanti e utilissime nelle relazioni con gli altri che fanno parte della vita di tutti i giorni. Grazie al dottor Federico Miglioni, che troveremo fra 15 giorni. Sì, sì, giusto? Parleremo dell'uso del tempo, perché Bello. Il tempo è una cosa che in questo momento dobbiamo sapere usare al meglio, perché altrimenti rischiamo davvero di perderci tante cose. Esatto, e ne abbiamo tutti poco, quindi saperlo gestire è sicuramente utilissimo. Grazie al dottor Federico Miglione, che torna con La Mente Bella fra 15 giorni esatti. Buona giornata. La Mente Bella, la rubrica di Radio Siena TV dedicata all'uso strategico delle risorse interiori, con il dottor Federico Miglione.